storie da pendolari tra tariffe in aumento e disagi sempre uguali. Gli studenti scendono in piazza per chiedere trasporti ecosostenibili, accessibili a tutti e di qualità. Cambiare la scuola per cambiare il sistema. Questo è lo slogan della mobilitazione in tutta Italia degli studenti scesi in piazza anche a Campobasso. Marcella Maresca. Siamo scesi in piazza oggi per un trasporto pubblico efficiente per noi studenti, per assicurarci il diritto allo studio. Chiedono trasporti ecosostenibili, accessibili a tutti e di qualità. L'Unione degli studenti di Campobasso lancia l'appello alla mobilitazione e risponde un centinaio di ragazzi delle scuole superiori che tra le minacce di pioggia sfila dal termine alla piazza municipio lungo le strade del capoluogo tra slogan, musica e striscioni. Noi non possiamo continuare così, abbiamo bisogno che gli euro zero scompaiano, sono illegali dal 1 gennaio del 2019 e sono ancora in circolazione in Molise e per noi studenti è una cosa inaccettabile. La protesta in difesa dell'ambiente su scala globale, il prossimo Friday for Future è indetto il 29 novembre, si interseca alle rivendicazioni di ambito locale. Sono preoccupati per il loro futuro questi ragazzi, chiedono alle istituzioni maggiore impegno sul tema del diritto allo studio, con biblioteche accessibili, contributi per i testi scolastici e più opportunità per restare qui anche dopo il diploma. Se chiediamo alla maggior parte degli studenti se vuole rimanere in Molise a studiare, ti dicono tutti di no, perché praticamente non ci offre niente. Io ad esempio prendo il treno, spendo intorno ai 40 euro per venire a scuola ogni giorno. Il servizio mi permette di arrivare praticamente in ritardo le mattine tutte a scuola. Davanti al municipio un momento di confronto. Chi viene tutti i giorni da Larino, chi da Trivento, chi da Morcone. Ciascuno racconta la sua storia da pendolare tra tariffe in aumento e disagi sempre uguali. Noi siamo con gli ombrelli all'interno del pullman per viaggiare un'ora e mezzo così all'andata e un'ora e mezzo al ritorno.